Buongiorno a tutti, oggi escursione intorno al lago di Bolsena, partendo dal paese di San Lorenzo Nuovo, vicino al paese di Bolsena, Montefiascone, nel Lazio. Non impegnativa, fare le prime camminate. Pranzo sul lago. Io personalmente che abito qui a San Lorenzo, di tanto in tanto stratificati, ok? Due cose, innanzitutto come si formano cose di questo tipo, tra le altre cose fate caso a come molto spesso la natura riesca a creare queste aggregazioni di organico e inorganico, no? Cioè la quercia che sta crescendo qua sopra ha trovato il modo di radicarsi profondamente dentro le fessure e le spaccature della roccia, no? Questa in questo modo ha trovato una posizione esclusiva nell'ambito della quale non ha competitori, perché chiaramente la competizione delle piante per cosa è? Per la luce. A centinaia di grotte qui, no? Anche perché appunto si chiamava San Lorenzo alle Grotte, ok? Un paese di origine sicuramente medievale, ma con un insediamento precedente. Tenete presente che più equilibrata per certe situazioni. La Nikon che c'è è un'ottima macchinetta, ma è già di vecchia concezione, per cui vecchia concezione. Molto vecchia, sì, di concezione, quindi c'ha poca sensibilità, cioè dovresti intervenire manualmente per avere un ottimo risultato, però in certe situazioni, però non c'hai tempo per stare a ragionare, capito? Importanti dell'epoca, stiamo parlando del 500,
e per 100 anni questa città è stata una città ideale, rinascimentale, bellissima, con una zecca, coniava soldi, era un centro di potere. I Farnese per fare questo però si erano molto indebitati con i papi, poi a un certo punto loro hanno perso interesse a Castro, perché? Perché hanno acquisito... Balla che roba! Balla che roba, sì! Poteva essere... Ma guarda che bidone, ti hanno buttato di tutto. Cioè, questa parte così e là tutta quella massa di... Ma sì, basta, litighiamoci un po'. Un po' dabile, ma il principio è lo stesso. Ma quindi diciamo, poi dopo alla fine se dovessimo sentirci male non sapremo se è quella o quella. Mi sa che... San Lorenzo. Vediamo un po' la foto in tempo di distanza. Perfetto, l'hai bevuta? No. Non? E bevi questa però adesso? No.